Ciao a tutti, oggi abbiamo Lorenzo che ha studiato, credo che sia già passato un anno forse, come tecnico Cisco per le reti. Ciao Lorenzo, dici chi sei? Ciao a tutti, sono Lorenzo, ho 21 anni e ho iniziato questo percorso all'incirca un anno fa. Non lo fa. E senti un po', e com'è iniziato il tuo percorso? Cioè, nel senso, ti sei svegliato una mattina e hai detto voglio studiare per Cisco. Com'è iniziato? Beh, quasi per caso, devo dire la verità, è successo per caso, un giorno. Parlando con un collega di mio padre, mi sono avvicinato a questo mondo così per gioco. Ah, ho capito. Più o meno anch'io ho fatto più o meno una cosa simile. Senti, e come ci siamo conosciuti? E guardando, mi sono informato un po' su YouTube, insomma, vedendo un po' anche i protocolli, cercando di approfondire i temi della CCNA, sono cascato nel tuo canale. Senti un po', e il tuo percorso di studio, com'è andato? Insomma, com'è iniziato e poi come si è evoluto col tempo? E ho iniziato frequentando una scuola, corso Cisco, e da lì poi ho approfondito magari anche con dei video su YouTube e appunto conoscendo te e andando studiando con te. Ok, senti, e quanto tempo hai dedicato allo studio poi? E beh, diciamo che la pandemia mi ha dato una grande mano perché non avendo nulla da fare Chiaro. ho avuto quasi 3-4 ore tutti i giorni, se non di più, dove approfondivo le lezioni e anche studio personale. Quindi insomma, via, nel male hai tratto un beneficio Sì. comunque. Quando poi è arrivato il giorno che poi hai deciso che era quello dell'esame, come l'hai affrontato? Cioè, come ti sei sentito? Tanta ansia perché con tutti gli esami poi c'è sempre quella sensazione d'ansia di non passarlo, no? Di oddio, se non lo passo. Però beh, se si studia, insomma, la preparazione c'era. Certo. Quindi. Certo. E dopo l'esame, nella tua carriera lavorativa, no, anche perché te non lavoravi, quindi non c'era una vera e propria carriera, non era neanche iniziata, ma comunque dopo che ti sei certificato, la certificazione comunque sia ti ha aiutato poi a inserirti nel mondo del lavoro. Diciamo che la certificazione mi ha aiutato a fare il salto perché ho fatto un interview in consulenza per British Telecom e lì ho iniziato a lavorare prima di essere certificato. Me lo ricordo. Quindi sì, mi ha fatto fare quel salto all'interno di BT dove poi ho dato le dimissioni appunto per un'altra posizione, sempre in ambito networking, però network security. E quindi sì, mi ha aiutato molto, mi ha aiutato molto. Senti un po', chiaramente. Tutto questo tempo poi noi su WhatsApp, no, su WhatsApp, su Telegram abbiamo poi parlato di qualsiasi cosa in sostanza, non solo delle reti e dei protocolli e cose varie, ma i consigli che io poi ti ho dato in base chiaramente alla mia esperienza, sulle interview, ti sono rimasti utili, ti sono tornati utili, li hai usati? Beh, sì, questo è stato un grande vantaggio rispetto magari ad altri candidati che si approcciavano per la prima volta, magari anche come figure junior, che non avevano quel pizzico in più, no, di esperienza che poi mi hai dato tu, anche semplicemente simulando oppure con dei semplici consigli, mi è stato molto utile a livello anche di recruiter, no? Con le interview tecniche e umane. Ok, e senti un po', hai per caso per i tuoi coetanei, chiaramente, o per la gente anche in generale, hai dei consigli per chi volesse o voglia studiare in questo settore o chi si approccia, insomma, perché l'hai visto, te ci sei già passato recentemente, uno magari apre il libro, vede un sacco di roba e si sente un po' sconfortato, insomma, è un po' demoralizzante la cosa, no?
Quindi, anche se è bello fresco di studi e di esperienza anche, hai dei consigli da poter dare. Beh, quello di approcciarsi con con tranquillità soprattutto e di studiare. Bisogna studiare, non ti regala niente nessuno per quanto riguarda la certificazione. E si possono raggiungere grandi cose. Ho capito, nel mentre hai studiato ha fatto delle rinunce. Beh, sì, purtroppo bisogna rinunciare a qualcosa, bisogna dedicare tempo a qualcosa per poi rinunciarlo da un'altra parte. Chiaro. Quindi sì, bisogna impegnarsi molto, però i risultati si vedono. Cioè, i risultati, se sei bravo, li ottieni. Ecco, Chiaro. mettiamolo così. Mi senti un po'. E dopo ben 16.000 messaggi audio, solo audio, su Telegram, che l'ho visto ieri, è sconfortante. Ho visto 16.000, più di 16.000 messaggi audio, di cui ora te ne faccio ascoltare tre. E un po' più di un anno. Oggi Lorenzo, chi è? Network Engineer per Ferrovie dello Stato. Bravo Ciccio, bravo. L'hai visto? Grazie. E senti un po', ora ti faccio sentire tre messaggi. I primi due riguardano una volta che mi ha mandato una foto del computer che era lì in aggiornamento, che ti si era impallato tutto e non andava. E te eri lì che mi chiedevi: questo computer che cos'ha? Io tutto arrabbiato ti rispondo: ma per chi mi ha preso? Per Nostradamus. E questo è il primo. 16.000 messaggi, insomma, io ne ho estrapolati tre più significativi, cioè i primi tre che mi sono capitati, perché insomma 16.000 sono troppi da ascoltare, però. Enzo, risoluzione problemi. Tesser problema. Cristo. Lascialo così. Guarda, voglio essere gentile. Che fai ora? Prendi la tua ragazza, Elisa, e la porti a mangiare un gelato. La porti a fare una passeggiata. Sta fermo, Lorenzo. Tua bella è fatta anche troppo. Fermati, piccino. Vai fuori che c'è il sole. Almeno qui c'è tra un po' è estate. Ma comunque, anche se c'è la neve, meglio che il freddo sicuramente ti fa bene. Fermati, piccino. Lascia tutto lì e vai a sbucciare fagiolini con la mamma di Elisa. Vai, vai a pulire l'insalata. Va a fare qualcosa, ma lascialo lì. Questo sarebbe il computer. Poi Lorenzo un giorno mi chiede, un giorno, praticamente dopo qualche mese che parlava con me, mi chiede, no, che ne pensi, no? Che ne pensi di me, nel senso come approccio, no? In generale, te non te lo ricordi questo messaggio? No, sicuramente no. Io ho il giudizio, madonna santa, sei un disastro. Allora, ma sinceramente io credo che tu sia un ragazzo intelligente, che ha delle potenzialità. Ecco, perché l'intelligenza poi è sempre molto relativa a dove si applica. Io credo che tu abbia delle possibilità. Hai dei grossi problemi, che ti distrai troppo e non ti concentri bene su un singolo problema, ma cerchi di risolvere un sacco di problemi tutti insieme e te li crei, così te ne crei ancora di più, fino a che poi non ne tiri più fuori le gambe e abbandoni. Poi, mentre dovresti essere più concentrato sul singolo problema e risolvere il singolo, se non si risolve il singolo non si passa al successivo di problemi. Poi, sai, sullo studio che fate di quel corso è stata ancora all'access list. Fabio mi ha scritto ieri sera, per esempio, lui ora si compra i test, i dump test, per andare poi a prepararsi per fare l'esame. Quindi, insomma, a paragone di tempo tu sei parecchio indietro. Però, tutto sommato, c'è di buono che. Cioè, c'è di buono. C'è tante cose di buono e che ti impegni, quello è indiscutibile, che ti impegni, ma hai bisogno di correggere un po' questa tua irruenza, ma è una cosa normale perché hai 19 anni e è una cosa normalissima, d'altronde è così, ma a parte questo hai delle potenzialità. Ci avevo visto bene, no? Dove sei oggi te?
NFS Technology. dov'eri l'anno scorso? Sul divano. Quindi ci avevo visto bene. No? Chiaramente il grosso del lavoro l'ha fatto te. Io, a parte spiegarti qualche protocollo, l'access list e qualche altra cosa, ma insomma, l'impegno ce l'ha messo te. E questo è una grandissima cosa perché, come ti ho sempre detto, quando ti fanno a recruiter, dimmi perché mi dovremmo dare un lavoro, sicuramente puoi dire perché io quando voglio raggiungere un obiettivo, lo raggiungo e l'ho raggiunto, non a discorsi, ma a fatti. Infatti, eri sul divano e oggi sei dove sei. Chiaramente questo è un percorso e hai appena iniziato, quindi Certo, quello dovrai dell'inizio. Ma... di cose ne dovrai ancora vedere tante, ne dovrai imparare tantissime, però intanto sei partito e secondo me, conoscendoti in tutto questo tempo arriverai a avere degli ottimi risultati in Italia, se lavorerai in Italia o all'estero, se chiaramente vorrai un giorno andare all'estero. Per l'estero devi imparare l'inglese, però quello sarà un passo poi successivo. Senti un po', e oggi invece perché io lo so come eri prima e so come sei ora, le differenze le noto, no, col tempo. E che pensi? Hai degli obiettivi? Hai delle nuove, come dire, ambizioni? Sì, diciamo che questo salto di qualità mi ha aperto la mente sotto tanti aspetti, quali magari ecco, l'università, quindi ingegneria informatica, e anche magari a livello di investimenti, a livello personale, che possono essere semplici investimenti su se stesso, anche a livello economico. Quindi sì, il cambiamento l'ho notato ed è stato veramente enorme. Ottimo, ottimo, Anche sono perché molto. entrare nel mondo del lavoro a 21 anni in queste posizioni è veramente gratificante, come cosa. Gratificante, eh? È gratificante, bravo, bravo, sono molto soddisfatto di questa cosa qua, molto. Senti, per concludere, vuoi aggiungere o dire qualcosa per quelli che ti vedranno, cioè per i ragazzi soprattutto della tua età, che magari, che ne so, come dire, passano la giornata al bar pensando che arrivi la fortuna da qualche parte, così che passi di lì e quindi perdano del tempo, o se hai dei consigli da dargli, chiaramente relativi al tuo settore, al nostro settore, perché chiaramente se uno vuole studiare per farlo chef, non è che ci abbia molto a che vedere. Comunque. Sì, il consiglio è quello sempre di, tra l'altro che poi mi hai dato tu, quindi quello di guardare fisso e tenere ben chiaro l'obiettivo, di raggiungerlo, cercare di fare di tutto per raggiungerlo, che può essere sacrificio, che può essere uno sforzo in più, bisogna stare concentrati sull'obiettivo, l'unico consiglio che, anche perché sono molto giovane nel settore, non mi sento magari da consigli È da importante uomo invece, solo. è importante perché quello che puoi dire te o che puoi aggiungere nella tua esperienza iniziale, insomma, perché è appena iniziata, ha valore quanto quello che posso dire io, che ho già un'esperienza di anni, perché te vivi nella tua epoca, cioè io sono nel 2022. Perché ci sono arrivato, tu ci vivi, quindi le novità, i termini di slang, tutte queste altre cose, le conosci più di me, perché chiaramente io ho altri interessi e te sei un ragazzo di 20 anni, è normale. Quindi quello che puoi dire tu ha sicuramente un valore. Quello di sfruttare le occasioni, nel senso la pandemia l'ho vista come un'occasione, anche se poi è tutt'altro che positiva come cosa, però mi ha dato modo di dedicare più tempo allo studio,
Quindi ecco, non, ho visto i lati positivi di una cosa tutt'altro che positiva. Chiaro. D'accordo, quindi il tuo consiglio è sfruttate i momenti che capitano a vostro vantaggio, insomma. Sì. Va bene, Lorenzo, io ti ringrazio per questa breve intervista sulla tua esperienza e ovviamente per la tua carriera che sia possibilmente più splendente che mai. Ti Grazie. ringrazio e a presto. Grazie. Ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao.